Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata alle action figure della Hot Toys dal videogame Batman Arkham Knight, e in particolare daremo un'occhiata a Batman nella versione Prestige Edition. L'action figure è stata prodotta nel 2020 ed è in scala 1 a 6 o 12 pollici e alta circa 30 cm. Iniziamo come di consueto dal packaging, un bel box con un grande pipistrello dorato sulla parte frontale, tra un attimo capiremo perché. La di Arkham sullo sfondo, in basso il logo del videogame, fa parte chiaramente della serie Videogame Masterpiece ed è un Hot Toys Exclusive, come vediamo da questo adesivo in alto a destra. La grafica continua sugli altri lati, niente di particolare da notare. Il box si apre al libro. Su questo lato interno, tutto dorato, vedete molto bello, abbiamo il team di realizzazione dell'action figure. Purtroppo qui c'è qualche difettuccio, vedete queste pieghette, però niente di trascendentale. E qui sulla destra la figure all'interno della clamshell che la protegge a dovere. E diamo un'occhiata più da vicino a questo Batman Prestige Edition. È basato su una skin che viene sbloccata se completate il videogame al 240%, quindi non facile da sbloccare sicuramente. Il tratto distintivo è questo bat segnale, bat simbolo molto grande sul petto, che non è nero come nella versione regular, ma è, come potete vedere, dorato, cromato addirittura, molto, molto evidente. L'altra differenza con il costume regolare, la versione normale, diciamo, è il grigio del costume, che è leggermente più scuro. Chiaramente il livello di dettaglio è altissimo, stiamo parlando di una Hot Toys. Devo purtroppo darvi una brutta notizia, nel senso che io sono stato un po' sfortunato. Piccolo difetto, vedete, uno di tre spuntoni è chiaramente rotto. Metterò un goccettino di colla per sistemarlo, però avrei preferito, diciamo, non ci fosse questo difetto. Vedete, la cintura ha questo effetto sporco. La tuta è di gomma, quindi è iperrealistica. Intricato lo sculpt sia sugli stivali, con questo anche blu metallizzato molto, molto bello, devo dire. Anche sui guanti, sugli avambracci. Sul volto il realismo va alle stelle, soprattutto agli occhi. L'elmetto ha questi elementi, diciamo, quasi meccanici. Ci sta, visto che è l'ultimo capitolo della saga, è un Batman, piuttosto evoluto, diciamo. Ha questi dettagli di painting per rendere l'elmetto un po' più, diciamo, consumato, vissuto. Molto intricato lo sculpt sulla parte qui bassa, diciamo bassa del collo e alta del petto. Vediamo anche il retro. Il mantello, che si sa non essere il punto forte della Hot Toys, non è poi così male. È sicuramente sopra la media di altre uscite dotate di mantello. Ha questa texture differenziata, vedete, più lucida e più opaca. Mentre all'interno è di questo tessuto un po' setoso. Ha all'interno anche dei fil di ferro, quindi è posabile. Ancora un altro sguardo più da vicino al costume. Non so a voi, ma a me questo stemma dorato piace molto. Fatemi sapere chiaramente nei commenti se preferite questa versione leggermente diversa oppure la versione regular. Vediamo l'articolazione, la testa è su articolazione a sfera, il braccio può muoversi, è molto duro per colpa del costume, ha una scarsissima mobilità in avanti e indietro, quasi niente, si può muovere bene invece in fuori e in dentro, doppio snodo al gomito, chiaramente il costume, vedete, riduce parecchio il movimento, una rotazione al bicipite. Articolazione a sfera sulla mano, qui diciamo che devo evidenziare un altro piccolo difetto, come potete vedere al minimo movimento la mano si stacca. Questo ho riscontrato, diciamo, ho già provato diverse mani e purtroppo è la stessa cosa con tutte. Questo perché,
vi faccio vedere, guardate il peg quanto è corto, cioè è impensabile, cioè, neanche l'Hasbro fa queste cose, è chiaramente troppo corto, quindi non entra abbastanza nella mano e si stacca facilmente. Vediamo, continuiamo con l'articolazione. Il busto sembrerebbe avere una sfera, la gamba può andare in avanti, un po' limitata dal costume, indietro pochissimo, in fuori e in dentro, doppio snodo al ginocchio con ottimo range di movimento e articolazione, una rotazione sembrerebbe qui al polpaccio e articolazione a sfera nel piede, molto buona devo dire. Quindi tutto sommato una buona articolazione, chiaramente il costume limita parecchio i movimenti, sono un po' deluso invece da questa faccenda delle mani, è abbastanza, anche sull'altro lato vedete la stessa cosa. Non me lo aspetto da un action figure che costa la cifra di questo pezzo, cioè stiamo parlando di più di 300 euro di costo di action figure. Vediamo gli accessori, ha chiaramente una display base, non l'ho neanche aperta perché non so se la userò onestamente. Ha il logo dorato che abbiamo visto già sul packaging e la classica, diciamo, stand dell'Hot Toys. Sulla parte frontale ha il logo del videogioco Prestige Edition Batman, carina, niente di particolare. Ben 7 mani di ricambio, tutte diverse, con chiaramente scolpite per impugnare i vari accessori che ha il personaggio. Ve ne faccio vedere giusto un paio, molto ben dettagliate comunque. Quindi un totale di 9 mani. Poi abbiamo chiaramente i peg extra e il tool per cambiare il volto intercambiabile, ne ha 2, quindi quello in dotazione che abbiamo visto sulla figure più questo qui, un po' incazzato con i denti serrati, niente male. Poi abbiamo una carrellata di armi, sono ancora, vedete, nella clamshell, come si suol dire in inglese. Andiamoli a vedere uno ad uno, li ho rovesciati sul tavolo come avete potuto sentire. Allora, partiamo da uno dei miei preferiti, la granata congelante, molto ben dettagliata, mi divertivo un sacco a usarla nel videogame, devo dire. Poi abbiamo 2 batarang, eccoli qua, non si muovono, almeno sembrerebbe, non voglio forzarli troppo, ma sembrerebbe che non hanno parti mobili. Poi abbiamo l'immancabile grapnel gun, con il rampino che si stacca, vedete? Tra l'altro questa grapnel gun ha la parte frontale, la parte, diciamo, anteriore più che frontale, che si stacca. Questo perché si possono attaccare quest'altro attachment, scusate ho sbagliato lato, eccolo qua, quest'altro pezzettino frontale con un altro rampino, oppure la porzione per renderla pistola a raggi, se ricordo bene, a cariche elettromagnetiche, no, a cariche elettrostatiche, sì, a cariche elettrostatiche. Anche questa molto divertente da usare nel gioco per con i nemici fargli prendere una bella scossa elettrica. Mi divertivo un sacco a usarlo. Bellissimi gadget, devo dire, del videogame. Poi abbiamo il Disruptor, se ricordo bene si chiama, comunque l'arma che utilizza Batman per mandare in override le armi nemiche. Veramente molto molto bella questa qui, dettagliata, enorme tra l'altro. Poi abbiamo una delle mie preferite in assoluto, il Batcavo. Guardate che bella, con questi dettagli azzurro vivo. Ha le parti, vedete, mobili. Questi, diciamo, gli ugelli da cui partono i cavi. A proposito di cavi, ne abbiamo 2 che possono essere quindi attaccati al Batcavo. Sono di metallo, sembrerebbe, almeno al tatto sembrano di metallo, con il rampino sull'estremità. E poi abbiamo altri 2 accessori, uno è la pistola per le cariche esplosive,
molto ben fatta, e un altro che invece io onestamente non conosco, non credo di averlo mai visto, perché io purtroppo ho giocato tutti i videogame meno Arkham Knight, perché sul mio portatile non riuscivo a girare a causa di, diciamo, della scheda video. Se voi sapete di che cosa si tratta, fatemelo sapere nei commenti, perché sono molto curioso. Tra l'altro qui sembrerebbe essere un monitor, ma come potete vedere non ha dettagli. Per concludere, si tratta sicuramente di un action figure dal livello di dettaglio impressionante, tuttavia non mi aspetterei da un action figure di questa fascia di prezzo difetti come quello dei polsi, oppure addirittura di trovare dei pezzi rotti all'interno del packaging. Se magari siete riusciti a sbloccare la skin e volete un cimelio che vi ricordi la vostra impresa, questo action figure fa sicuramente al caso vostro, oppure, non essendo molto diversa da quella regular, rappresenta una validissima alternativa ma leggermente più economica. Considerate che attualmente sull'aftermarket costa circa 100 euro in meno rispetto alla versione regular. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa action figure. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. Commentate, lasciate un bel mi piace, e detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!